E così vedi tutti i tuoi idoli che guadagnano un sacco di soldi, comprano supercar, viaggiano, vanno a eventi, fanno fiere, sono famosi, il tutto facendo il loro lavoro dei sogni. Purtroppo però YouTube non è tutto rosa e fiori. Oggi vi racconterò della mia esperienza fino ad ora su YouTube e vi spiegherò anche come funziona il mondo della monetizzazione e come guadagnare da YouTube. Inoltre vi dirò tutto quello che serve per incominciare a fare motovlog e vi parlerò dei lati di questo lavoro di cui nessuno parla. Partiamo dai requisiti per la monetizzazione, perché non è che voi dall'oggi al domani create il vostro canale YouTube e già avete tutte le feature e la monetizzazione sbloccata. Dovete passare per un iter per sbloccare appunto queste funzioni. Come si fa? Allora, rispetto quando le ho fatte io sono cambiati i requisiti, adesso non ricordo con precisione quali sono quelli attuali, ma dovrebbero essere avere un minimo di 1000 iscritti e avere almeno 3000 ore di visualizzazione totale. Che significa quest'ultima cosa? Significa che il totale dei vostri contenuti caricati sul canale deve essere visto per almeno 3000 ore, cioè le persone in generale devono vedere i vostri contenuti per un totale di 3000 ore. Poi, una volta sbloccata la monetizzazione, voi penserete: ah, finalmente adesso si inizia a guadagnare bei soldi, mi inizio a comprare le supercar. Assolutamente no, perché adesso vi spiego effettivamente come funziona il guadagno di YouTube, questo misterioso guadagno di YouTube su cui se ne è detta di ogni, chi guadagna milioni, miliardi, 100.000 euro, come funziona. Ogni 100 views, ogni 1000 views, eh? Un sacco di roba. Allora, come funziona questa monetizzazione benedetta? Sostanzialmente avete un CPM, che significa costo per 1000 visualizzazioni. Ovvero, sostanzialmente, il guadagno di YouTube funziona ogni 1000 visualizzazioni. Voi ogni 1000 visualizzazioni avrete un compenso in denaro, che però è molto variabile, dipende dalla nicchia. Per esempio, quelli che fanno finanza guadagnano molto di più rispetto a chi fa motovlog o gaming. Dipende dal periodo in cui siete, perché per esempio sotto Natale le aziende spendono più soldi per la pubblicità e quindi di conseguenza YouTube può anche dare di più ai creator. Ma dipende anche da quanto siete forti, da quanti numeri fate. È chiaro che un canale che ha 1000 iscritti e che fa 1000 views a video guadagnerà molto meno rispetto a uno che ha 40.000 iscritti, 50.000 iscritti e fa una media di 20, 30, 40.000 visualizzazioni a video. Sotto questo punto di vista YouTube è meritocratico. In realtà, riguardando il video, mi sono accorto che vi ho parlato di CPM, ma il CPM è diverso dall'RPM, che è il valore che vi dice effettivamente quanto andrete a guadagnare. Infatti il CPM è costo per 1000 visualizzazioni e sarebbe il costo che l'azienda che appunto si sponsorizza sul vostro canale paga a YouTube per 1000 visualizzazioni. A quello poi dovete togliere la percentuale che si trattiene YouTube, che se non sbaglio adesso è del 55%, e il resto è vostro. Quindi voi in realtà non dovrete guardare il CPM, ma l'RPM, che sarebbe revenue per 1000, e quello sarebbe il vostro guadagno netto per ogni 1000 visualizzazioni. Sì, ok, ma quanto ammonta questo guadagno? Quanto si guadagna ogni 1000 visualizzazioni? Ebbene, un cazzo! Per quanto riguarda la nicchia dei motovlog, e mi soffermerò solo su questa perché suppongo che chi ha aperto questo video è perché voglia fare il motovlogger, si guadagna in media da 1 euro fino a 5 euro per 1000 visualizzazioni. Ciò significa che se voi per esempio caricate un video monetizzato e vi fa 2000 visualizzazioni e avete un CPM di 2 euro ogni 1000 visualizzazioni, solo da quel video guadagnerete 4 euro. Ma sempre se il video vi viene monetizzato, perché molte volte capita che il video venga parzialmente monetizzato o addirittura demonetizzato completamente, i famosi bollini gialli e rossi. Questo dipende dal tipo di contenuti che caricate, se rispetta le linee guida, se c'è il copyright e tante altre troiate. Ma quindi dove arriva il guadagno vero di uno youtuber? Ragazzi, dalle sponsorizzazioni, ovvero tutti quei video in cui vedete che un creator sponsorizza un prodotto, un servizio di un'azienda, l'azienda lo paga per fare quel tipo di contenuti. In realtà ci sono tanti tipi di collaborazioni, per esempio collaborazioni solo scambio prodotto per video, quindi io ti faccio il video in cambio tu mi lasci il prodotto con cui faccio il video. Questo può capitare per esempio quando ci sono prodotti che valgono molto, prodotti di alto valore come per esempio un casco, una tuta, abbigliamento intero, una moto, il ventilatore e cose del genere. Oppure un altro tipo di collaborazione che si fa molto spesso è il referral, cioè l'azienda non paga direttamente lo youtuber dandogli una somma, l'azienda dà un codice di riferimento allo youtuber che poi lo spamma ovunque, sto
storie, YouTube, commenti, eccetera, eccetera. E quando lo spettatore va a comprare quel prodotto usando il link dello YouTuber, gli viene riconosciuta una parte del guadagno. Questo può essere buono per chi fa tante conversioni, per chi ha un alto rato di engagement e un'alta interazione con i fan. Sostanzialmente, se sei un bravo venditore, questo tipo di collaborazione fa al caso tuo. E poi c'è la collaborazione, quella più classica. Sostanzialmente, l'azienda ti paga per fare il video sul contenuto e tu gli fai il video. Però ragazzi, non è così facile come credete, perché per arrivare a fare questo tipo di collaborazione ne deve passare di acqua sotto i ponti. Infatti non è che se voi aprite un canale, fate pure 5.000 iscritti, andate da un'azienda e lei vi dà il prodotto, vi paga, eccetera eccetera. No, assolutamente no. Se non avete un minimo di 30-40.000 iscritti, le aziende non vi si fidano proprio, e ve lo dico per esperienza, perché ovvio che se un'azienda deve investire dei soldi in pubblicità, non lo fa con un creator piccolino da pochi iscritti e poche views. Punta a chi fa bei numeri, a pezzi grossi. Non significa che dovete avere per forza 100.000 iscritti, ma nemmeno 10-20.000. L'unico modo che avete per strappare qualche collaborazione a qualche azienda è essere voi a contattare loro. Ma vi dico già che nel 98.9% dei casi non funziona. Le aziende non vi pisciano proprio, non vi dicono nemmeno di no, proprio non vi cacano e basta. E quindi sinceramente ve lo sconsiglio. Può capitare l'azienda, a me è successo, che vi dice di sì perché gli piace come fate contenuti, crede in voi, e lì in quel caso buon per voi, ma vi garantisco che sono più uniche che rare. Bene, abbiamo parlato dei guadagni, ma adesso parliamo della spesa, perché non è gratis produrre video come molti di voi pensano. C'è tutta una spesa dietro, di denaro, ma soprattutto di tempo e di energie. Infatti considerate che, per esempio, nel mio caso, per i video che faccio io, parlo dei daily, anche questo che state vedendo adesso, se ne vanno almeno 5 euro di benzina. 5 euro che, se poi andate a vedere la media di visualizzazioni che faccio in base a quello che vi ho detto prima, capite bene che io non rientro nemmeno dei costi di benzina. Ma 5 euro è il minimo, perché per esempio nelle uscite grandi se ne vanno anche 10-20. Quindi non pensate che sia tutto rose e fiori il mondo di YouTube, anzi. Poi vogliamo calcolare anche la spesa minima per partire, perché al giorno d'oggi, se non hai un'attrezzatura quantomeno decente, i video non ti andranno mai bene. E che intendo io per attrezzatura decente? Beh, almeno una GoPro. Vi serve poi il media mode, il microfono, l'adattatore del microfono e anche programmi software per l'editing. E se calcoliamo una spesa minima volendo comprare dei prodotti usati, non di distrutti, quindi decenti, se ne vanno tra GoPro, media mode e tutto quello che vi ho detto prima, almeno 300 euro. Quindi capite bene che già solo per rientrare dell'investimento iniziale ce ne vuole di tempo. Ma poi, oltre alle spese economiche, ci sono proprio le spese di tempo e di energia. Ragazzi, voi considerate che per un video mio daily, quindi non test ride, daily, tra registrazione ed editing almeno 2 giorni, ma nel migliore dei casi, perché molte volte passano anche mesi prima di avere tutte le clip che mi servono. E solo di editing, di tempo netto, ci metto almeno 1 giorno con tutti gli edit che faccio io, per come lo edito io il video. Poi dipende dal tipo di contenuto che fate, ma vi dico subito che se pensate di fare come Phil ai primi tempi, e già i suoi video erano belli editati, vi sbagliate di grosso. Ormai al giorno d'oggi, con tutta questa concorrenza e con tutta questa qualità che si è raggiunta, se i video non sono fatti bene, i video non andranno, salvo qualche caso, ma vabbè, non mi esprimo, perché voglio dire, sono a volte veramente, non mi capacito nemmeno io di come un video diventi virale. E vi garantisco che se non avete mai avuto esperienze di editing, vi state per andare a mettere in un guaio bello grosso, perché editare un video non è facile se lo volete fatto bene. Bene, poi se volete fare dei video di merda, vabbè, cazzi vostri. Questo è anche un problema per chi fa altro nella vita. Per esempio, ci sono molti di voi che mi scrivono: io ho un lavoro, vorrei incominciare a fare YouTube. Se lo vuoi fare in maniera seria, non te lo consiglio, perché YouTube devi farlo in maniera costante. Ho detto, servono giorni dietro all'uscita di un video. Non è solo esco, vado a casa, faccio 2 tagli e il video è pronto. Assolutamente no, ci vuole molto tempo. E se già avete un lavoro, andate all'università o fate qualsiasi altra cosa che vi occupa tanto tempo nella vostra vita, sarà molto difficile conciliare quello e quello, ve lo dico per esperienza. Quindi se avete intenzione di farlo in maniera seria, se siete disoccupati, vi hanno appena licenziato, non avete un cazzo da fare nella vita, ok, ma se fate altro, lasciate perdere, perché YouTube ha bisogno di costanza.
Bene, oltre a questo parliamo anche di altre cose molto fondamentali di cui però nessuno vi parla mai: la reputazione e la responsabilità di fare lo youtuber, di fare l'influencer, il content creator, quello che è. Voi in quanto influencer influenzate la gente, e questa cosa, che potrebbe sembrare una stronzata, un semplice gioco di parole, in realtà nasconde un valore dietro molto più importante, perché tutto quello che voi fate viene visto da un pubblico indefinito di persone, che può essere 100 persone ma anche 1 milione, 2 milioni, e soprattutto rimarrà nella storia, perché come tutto quello che mettete su internet, anche i video, soprattutto i video, una volta che li pubblicate su internet restano fino all'eternità. Quindi se voi fate qualche stronzata, pubblicate qualcosa di sbagliato, dite qualcosa di sbagliato quando magari già avete una certa reputazione, là so cazzi. E ve lo dice uno che pure ha avuto tarantelle per mezzo di YouTube. Infatti lo capirete con l'esperienza, ma a volte potrete trovarvi in situazioni nel quale senza aver pubblicato il video non vi sareste trovati. A me è capitato di avere delle dispute con persone perché avevo pubblicato magari loro, un loro familiare, un qualcosa, e quindi poi mi hanno rotto il cazzo sui vari social, scrivendomi su Instagram, mi hanno detto cancella sto video, fai questo, fai quest'altro. E ci sono YouTuber, a me è capitato solo un paio di volte, ma ci sono YouTuber che conoscete a cui capita quasi quotidianamente. Quindi occhio anche a quello che pubblicate, perché avete la responsabilità sia nei confronti di chi vi segue, che ovviamente se fate delle cose illegali o date un brutto esempio, insomma la responsabilità è anche in parte vostra, anche se poi su questo si potrebbe aprire un dibattito di giorni. Ma avete la responsabilità anche nei confronti di chi non vi segue, per esempio le forze dell'ordine. Ormai sempre più spesso si sentono di storie in cui video che era meglio non pubblicare finiscono sulla scrivania. A few moments later. Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Quello che intendo dire è che ormai sono tantissimi i video in cui vengono riprese infrazioni anche particolari e che vengono viste dalle forze dell'ordine. E per quanto la legge non sia ancora del tutto chiara in materia, infatti c'è chi dice che non possono fare niente, c'è chi dice che possono fare tutto, insomma non si capisce niente, si va comunque incontro a conseguenze, ovviamente, per gli autori dei video. Dunque quello che voglio dirvi è che state molto attenti a quello che pubblicate, perché potreste passare anche dei guai seri. In passato abbiamo avuto un bel po' di esempi di questo genere. In ultimo voglio parlarvi dei pro e dei contro, proprio molto riassunti. Partendo dai pro, sicuramente il lato migliore è il calore umano, l'affetto che riceviamo quando siamo in giro. Ricordo le prime volte che i ragazzi mi fermavano per strada e dicevo, cioè non ci potevo credere, perché era un po' come raggiungere i propri idoli, no? Un Phil, un Edoardo Iannone. Viverlo in prima persona è spettacolare, è veramente, non smetterò mai di ringraziare ognuno di voi che mi segue anche dal giorno zero, perché solo grazie a voi alla fine se siamo arrivati a questo risultato. Io lo dirò sempre, il calore umano, l'affetto che ti danno i fan è una delle poche cose che ti fa andare avanti, soprattutto nei momenti no. Senza poi dimenticare della grande visibilità che vi offre YouTube, anche con le aziende per esempio. Di contro però c'è, a parte l'impegno, come vi ho detto, sia economico ma soprattutto di tempo e di energie da sostenere nel tempo, perché ragazzi, vi ripeto, YouTube, la parola chiave per andare avanti è costanza. Segnatevelo proprio da qualche parte, sui muri, costanza, perché senza costanza non si va da nessuna parte. E per costanza, come vi ho detto, intendo anche anni di mazzate, di non risultati, per poi magari avere l'anno buono in cui esplodi. Quando arriverà non lo sappiamo, però voi dovete sempre continuare a martellare se lo volete fare in maniera seria come lavoro. Poi sicuramente è un lavoro che comunque non vi offre garanzie, è un lavoro per il quale voi ogni mese, è vero che più o meno vi portate a casa qualcosa, ma è molto variabile, molto, è un lavoro imprenditoriale alla fine a tutti gli effetti, e come tale è molto rischioso, ecco. È anche un lavoro stressante dal punto di vista creativo ed emotivo, perché non è semplice sapere ogni volta che contenuto portare, perché sennò se faccio sempre la stessa roba rischio di diventare ripetitivo. Oltretutto, alla velocità con cui ci muoviamo oggi, ci sono YouTuber anche colossi che magari un tempo facevano milioni e milioni di visualizzazioni e oggi non raggiungono nemmeno le migliaia, e ci sono tantissimi esempi di questo genere.
Questo per farvi capire che è anche un lavoro molto veloce, no? Cioè voi dovete dare il massimo quando siete nell'onda, perché quest'onda prima o poi, come è giusto che sia, calerà, e quindi non è che smetterete di fare video, anzi, se siete brevi a rinnovarvi potrete anche cavalcare una nuova onda. Ci sono tantissimi youtuber che facevano una cosa, poi ne hanno fatto un'altra e comunque sono rimasti sulla cresta dell'onda, ma dovete essere molto bravi voi a fare un cambio di brand, no? E queste poi sono altri temi che magari, se vi piace questo genere di video, approfondiremo, però comunque altrimenti dovrete campare di rendita, come si dice. Dai, a questo punto io penso che possiamo arrivare alla fine del video, anche perché se no dura veramente troppo. Finiamola un po' come finisco i test ride. A chi consiglio di fare YouTube? Fate YouTube, soprattutto i motovlog, se avete la possibilità di farlo, se lo potete iniziare come hobby, se avete comunque le spalle coperte, perché se dovete mollare il vostro lavoro per dedicarvi a YouTube vi dico di non farlo, a meno che non avete veramente un'idea geniale, ma che nessuno, e dico nessuno, ha mai fatto finora, perché altrimenti rischiate di diventare uno dei tanti, e oggi c'è tantissima concorrenza perché chiunque può fare lo youtuber e non sfonderete mai. Quindi siate originali, il contenuto prima di tutto. E poi, che dirvi ragazzi, vi ripeto, se avete tempo e soldi ed energie da investire in questo lavoro, pur non sacrificando il resto, fatelo, altrimenti magari iniziate con video un po' più cazzoni, un po' più semplici, e così iniziate anche a sperimentare, a capire se può fare a caso vostro, perché molti pensano, hanno un'idea strana di YouTube, no? Pensano che basta registrare il giretto la domenica, lo carico e amen. Ormai non è più così, c'è un lavoro dietro di editing, di scrittura e di tante altre cose, quindi è un macello. Va bene, dai, io per oggi ho parlato anche troppo. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciando un bel mi piace e scrivendo nei commenti se volete altri video di questo genere, ma anche se avete altre domande, temi di cui non ho parlato in questo video, fatemi sapere tutto nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo video e bella ragazzi! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.